Se ti sovvieni di una qualche colpa che ancora non abbia ricevuto la grazia del perdono, invocalo adesso. Non voglio uccidere la tua anima impreparata. Cassio ha usato di te. Muori! Bel sorriso tutti e due, ecco. Belli, come siete belli! E chi lo faccio? Amalia. Amalia. Sì, sono io. Per le visite dovrò aspettare, ci sono degli orari stabiliti. Vado a dire a mia suocera di portare a casa mio figlio. Signor Leva, nella sala d'attesa troverà il vicequestore Calligaris. Le farà qualche domanda. Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Noi ci conosciamo? Sì. Non farei mai del male a Stella. È la madre di mio figlio. E anche la mia migliore amica. Posso chiederle di aprire la bocca? Ecco fatto. Non sono stato io ad aggredire mia moglie. Io non mi sono accorto di nulla. Mi scusi, ma mi sembra impossibile che lei non si sia accorto di nulla, visto che gli appartamenti sono comunicanti. Aveva assunto dell'eroina? Ho iniziato dopo la morte di una persona a cui tenevo moltissimo. Una donna che amavo e che poi ho lasciato per paura delle critiche della gente. Carlotta Barbieri. Aveva due bambini, piccoli. In un'estate ha perso tutto, a causa mia. Forse quello che mi sta accadendo è la punizione per tutto il dolore che ho causato. Il passato che ritorna a chiedere il conto. Lei tradiva sua moglie? Ho sempre tradito Stella. Lei lo sapeva. E lo accettava. Perché alla fine sapeva che tornavo, comunque. A modo nostro eravamo... Siamo una famiglia. Io l'avevo capito, ma ci sono andato a letto ugualmente. A Stella non importava che andassi a letto con le altre. Ma con Maddalena, quel giorno mi ha beccato a fumare eroina. E questo per lei era un atto ancora peggiore. Io non ricordo se Maddalena sia andata via. La conosco davvero poco. Per quello che mi riguarda, potrebbe benissimo essere stata lei ad aggredire Stella.